difficoltà fino a maggio, poi una grande ripresa. È il bilancio del Val di Chiana Outlet Village del 2021, un anno iniziato in salita per la struttura almeno fino al mese di maggio, dice Riccardo Lucchetti, center manager del Val di Chiana Village di Foiano. È stato l'anno in cui abbiamo dovuto introdurre tutte le misure anti-Covid, le più importanti introdotte dal governo, e l'anno in cui anche è cambiato il modo di fruire strutture come la nostra. Fortunatamente, continua Lucchetti, il ripristino della libertà di circolazione tra i territori, la voglia di ritornare a una nuova normalità da parte di tutti i cittadini e l'apprezzamento per la nostra struttura sono stati i fattori che hanno fin da subito generato una decisa ripresa dei flussi. Gli andamenti autunnali dopo la bella stagione, supportati anche dalle attività promozionali come il Black Friday, sono andati bene. Intanto, quasi in controtendenza rispetto alle altre strutture, c'è stato anche un arricchimento dell'offerta commerciale. Ben 15 le nuove aperture di negozi con brand nazionali e internazionali, il che dimostra, aggiunge Lucchetti, ancora una volta come le aziende continuino a credere ed investire nel nostro village, nonostante le incertezze e le difficoltà del comparto dovute alla pandemia. Tutto questo ci fa guardare al 2022 con ottimismo, considerando anche che dal 5 gennaio inizieranno i saldi invernali, per noi un'occasione ulteriore, una spinta importante per la crescita dei nostri punti vendita. Yeah.